Tirai l'oro fino alle dita, tanto che il maglione blu che portavo mi lasciò scoperta una spalla, sempre meglio che delle cicatrici sulle braccia. I pettegolezzi su perché mi fossi assentata alla fine del secondo anno andavano dalla gravidanza al tentato suicidio. E come se non bastasse, la mancanza di Aires era sempre più pesante. Dalla morte dei miei genitori avevo imparato che nessuno se ne fregava in accidenti. A giugno avrei compiuto 18 anni e sarei uscito dal programma di affidamento. Ciò significava che avrei dovuto cercare un lavoro e un posto in cui vivere per avere i miei fratelli con me. E ciò, stai bene? È tutto ok. Forse a furia di ripeterlo si sarebbe rivelato vero. E forse un giorno sarei riuscita a dormire tutta la notte senza quegli orribili incubi. Sono felici i tuoi fratelli qui, Noah. Hai davvero così fretta di strapparli da questa realtà? Quando me la trovai davanti, mi venne l'acquolina in bocca e il profumo di brioche alla cannella. Socchiudendo gli occhi, notai la massa di morbidi riccioli. La conoscevo, e ciò emerso. I ragazzi come Noah Hutchins mi mandavano in bestia. Usava le ragazze come fazzoletti di carta. Avevo seguito un paio di corsi con lui. Entrava in classe con l'aria da padrone del mondo. Che cretino. E ciò sorrideva serena. Nell'istante in cui mi vide, smise di sorridere e gli occhi gli si incupirono. Benvenuta nel fottutissimo club. Pronto per una nuova normalità? Sì, lo guido io.